Già mi sono presa tutta la roba. Se già niente. La stai usando? L'ha usata? Io volevo tenerla tipo una reliquia e lei la usa. Ma... Sì, dai, 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 su, su, su. Da, 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 da. Che ci devi fare? Dove c'è la mamma Caterina, anzi solo Caterina. Caterina, brava. Solo Caterina, senza mamma. Allora, l'ho presa a al un mercato, dentro no. ai cestoni quelli, un pezzo 3 no. euro, no, no, tre no. pezzi, l'ho 10 sotto, euro. No, no, l'ho presa sotto un cavolo de ah, cosa. Al contadino, sempre al mercato. Ciao, allora, ciao. È arrivata Caterina. E insieme a Caterina, cioè no, non insieme a Caterina, allora, l'altro giorno mi è arrivato un pacco. Un pacco. Allora, aspetta, già mi sono presa tutta la roba. Se già, yes. Ma vedrete adesso, questa vediamo che cosa rimane questa... qua e che cosa se ne va. Questa non la so, questa non rimane niente. Quindi, Caterina sta per aprire una mystery box. Portavo tutto via, poi invece di cacciare Luca, Chiara, Silvano, questo via. È molto probabile che tra un po' la trovate che dorme sul divano perché Silvano l'ha cacciata via. Allora, l'altro giorno mi è arrivato questo gigapacco. Ok, che ci sarà? Quindi è, per te è una mystery box. Io lo so cosa c'è dentro perché ho tolto tutte le carte. Allora, però mentre levavo le carte ho detto quasi quasi, visto che viene Caterina e già so che queste cose tanto le vorrà Caterina, a sto punto aspetto, la lascio qui e facciamo un sì, perché questa mi sta mettendo le cornicelle e fa il video. È invidiosa. Sì, sì, è vero. È invidiosa Caterina. Sei invidiosa di Francesca che fa il video con Chiara e io vengo esclusa. Oh. Povera Caterina. Vabbè, allora. Secondo te cosa c'è in questa busta? Devo le cose di casa? No, no. Questo pacco arriva direttamente da Shiglem. Shiglem. Shiglem che è un marchio di cosmetici. Di trucchi. È un marchio di figo trucchi. Perché io quella crema che Chiara mi aveva dato per collo, cosa, ho finito tutto. Ecco. E non so no, come non fare. Ci sono i creme. Vabbè, però. Sono trucchi, ok? Savelish? Sì. Perfetto. Anche le mie colleghe saranno felici. Quindi, perché ogni tanto io mollo qualcosa pure a loro. Qualcosa rimarrà sì. Chiara? No. Non lo sappiamo. Non penso. Che ci si fa no. Chiara? Va bene. Questa è tutta la nuova e i prodotti non sbirciati. Che sei come Luca? Sì. E i prodotti best seller di Shiglem, che dicevo è un marchio di cosmetici. Con dei prezzi super convenienti, qualità alta, prezzi convenienti. Ora dove si trova? Solo su internet? Su internet, ah, ok. Sapete benissimo, devo cercare Shiglem, lo sì. so che lo sapete. Okay. Allora, vi lascio comunque, se non lo sapete, brava. Tutti i link in descrizione di Shiglem. Quindi adesso pesca. Vai, pesca. Tu peschi, io chiudo la porta. Che carino. Allora, senza rompere niente, perché non so se vi siete resi conto, ma questa è l'unica cosa che col cavolo che viene a casa con te, perché quando l'ho vista ho urlato. Pensa che io già avevo trovato a chi si semala. No, dimenticatelo, questo è mio, questo che... è assolutamente mio, perché guardate cos'è. Capito, ma che ci devi fare? Questa sei è... vecchia! Non ci pensare, ma proprio, guarda... Ma sei vecchia! No, no. Ormai sei anziana, ma che no, ci no, 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 no. Guarda, io guardate già che l'oggetto del meraviglia. Cuore. Cioè, questa è la palette degli orsetti del cuore. Di ombretti degli che orsetti carina. Del cuore. Perché di questa linea degli orsetti del cuore esistono tante cose, sia di abbigliamento che di cosmetica. E dei cosmetici ci sta proprio... La stai usando? L'ha usata? Io volevo tenerla tipo una reliquia e lei l'ha usata! Ma ci hai messo il dito! No, non mica ho lasciato l'impronta! Scrivono tantissimo! Mica ho lasciato l'impronta! Ma questo che bello! Faccio piano piano!
Sbrilluccicosino, guarda. Bellissimi. Fanno una bella scrivenza. Sì. Bello dorato. Guarda che meraviglia. Sì, infatti questo mo prima o poi. No, sì. No. Vabbè, questo tiro fuori un'altra cosa perché tanto mia figlia l'ha preso lei. Questa è... Vabbè, scritto tutto in inglese, ragazzi, io a malapena so l'italiano e il napoletano. E lo dovevano... Ciclem, pure tu, ma fammi le cose in napoletano! Io l'inglese San non Peppino. Lo so. Peppino. Allora, aspetta che questa mi sei aperta l'altro giorno quando ho spacchettato. Questa è La una polvere. Cipria fissante traslucida. Questa quando vado a fare i balli. Queste qua, quando vado a fare i balli, si fa... Allora, ti spiego. Questa che è compatta con la spugnettina ti serve per fissare il contorno occhi. Mentre nella parte sotto c'è la polvere. C'è la polvere. Ah, sì, sì. Vedi, l'ho aperta, mi ho fatto casino. C'è la polvere che si applica con il pennello. La polvere sembra adesso quando fai le impronte digitali, quelle si è in sella. E quella è la versione traslucida. E quella è la mia. E non ce se piove. Prendo un altro. Questa sempre mi Silvano. Non ci importa. Silvano non te stiamo a rispondere. Mi dispiace Silvano. Ci dispiace. Continuerete a sentire un telefono che suona perché non rispondiamo a Silvano. No, sono troppo presa. Troppo presa. Questa è la versione rosata. Quindi stesso principio. Dove mi quindi è volato qua per terra, dopo raccogliamo. Stesso principio, ma nella versione rosata. Ed è favoloso. Dobbiamo rispondere a Silvano. Eccoci, siamo tornate. Non era Silvano. Era una signora che ho conosciuto quando mi sono operata al ginocchio, però la chiamo dopo. Vabbè, ci sentiamo dopo. Allora, questa pure torna a casa mia. Scusa, no, lasciamene una però. Che ci devi fare? Me devo truccare pure io, che te pensi che so così la mattina quando mi sveglio? Ma io quale da tua amica mi truccavo? Fammi pescare un'altra cosa. A parte che non è vero perché quando quando tu c'avevi l'età mia io già c'ero. Vabbè dai, su. Vabbè, comunque questa la prende lei, dai che rosa. Quella chiara me la prendo io. Questo qua mio, questo è mio. Che cavolo, tutto suo, alla fine a busta e poi... Aspetta, no, questo tu intanto tu sai mette. Però Francesca sì, se lo mette Francesca. Ma pure io però, cioè perché sei capace pure te? Un po'. Ma non te lo metti. Ma perché non so tanto cosa. L'eyeliner. Sì, ma proviamolo perché dobbiamo far vedere come funziona. L'eyeliner. Scrive. Allora, eyeliner, punta sottile ma non troppo. Sona, proviamo. Che figo. Ammazza quanto scrive. Bello. No, cioè, non so se si coglie, ma scrive tantissimo. Bello. Bellissimo. Infatti. È super liquido, però guarda, bello intenso. La busta due cose mi dà, guarda. Questo può darsi che ho usato un genero. E questo, questo è scritto in italiano. Mascara volume. Allora, questo è così. Io sapevo che si divertiva, per questo ho aspettata. Così. Si apre da una parte e fa il pennelletto rigido. Pennellino rigido. Pennellino in rigido. Silicone. Incurvante. Mamma mia, scusate se non sono così tecnica come mia figlia, ma io sono un po' più shui, pratica. E ma questa, che poi io non mi so truccare. E questo invece è il classico, vedete? Con le setole. Con le setole. Però il prodotto è lo stesso, è waterproof. È waterproof. A proposito, guardate che bel colore di unghie che c'ho. Bravo. Vai, passa, guarda che ci stanno tipo 30 cose. Ho capito, 30 cose di cui già la maggior parte te sei prese te. Vai. Questo è un fondotinta. No. Un liquid contouring. Questo serve per fare il contouring. Che è il contouring? È quella cosa che te fai tipo, te scolpisci qua, poi dopo sfumi e te le se leva il doppiomento. E te se fa il piccolo naso. Mico comeri. Vedi, con la spugnettina così, tu fai così. Hai capito qual è? Fai così e diventi brava. Più secca. Come faccio sulla panza, così mi diventa la panza secca. No, serve per scolpire lo zigomo, sotto. Questo è di un bel colore, bello. Perché è freddo. Non so, prendere lei.
Allora, io non so capace, però potrei imparare effettivamente. No, però vedi i video. Potrei imparare. I tutorial, come si dice adesso. Però, i tutorial. Si sfuma questo pure benissimo. Il liquido contorno, sono due, uno mi capiterà a me. Si sfuma benissimo, sì, guardate. Questo mi capiterà a me, forse. Uno è più chiaro, uno è più scuro. Questo è più chiaro. Allora, forse questo più io, eh. Ecco, questo è più chiaro. Questo via chiara, Questo è chiaro. Questo in realtà è del colore del suo genero. Lo potrebbe usare come fondotinta, Luca. No, vabbè. Sono bellissimi. Tra l'altro, guardate che packaging. Mi è capitato pure... Tiè. Ah, c'ho pure il QWORD. 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 È a voi che vi piace, eh? Aspettate apposta. Vedi, allora, questo scuro è Warm Honey. Ah, no, no. E questo chiaro è Golden Sun. Questo è Fard Color questo Blue. Questo è Blush. Blush. Blush, quello che si mette sulle guanciotte. Blush, una volta si chiamava Fard. Questo si mette sulle guanciotte. Questo una volta si chiamava Fard. Infatti questo mi sono messo quello rosa che mi ha dato Chiara. Anche se io non ce n'ho bisogno perché a me... E va però se vengono subito a Caterina. Quando ero ragazzetta, che poi ti prendono in giro i ragazzini. Heidi ti chiamavano. Mo sei bullizzata, ma una volta le chiamano per sedere uguale. Ok. Chiamavano Heidi? No. Dicevano che accendevi special come il flipper. Perché a un certo punto, fiuc, ti diventavo tutta rossa. Pensa che io diventavo rossa pure se mi guardavo allo specchio da sole e pensavo qualcosa. Cioè, questo è l'eyeliner che ho messo prima. Non se ne va più. Ah, vedi? Ecco, vedi, sì, vedi, è tolto. Vedi questo? Bello questo. Questo bello. Aspetta, quest'altra mano. Se no, bello questo. Questo è bello, guarda che bel rosa. Ah, guarda. Ma che bel rosa questo. Ah, sì. Ragazzi, mi è venuta la vitiligine. Spero che non mi viene pure a me. No. Ah. Tu non sei questo. Stressata, io sono stressata. Tu sì. Capito, dopo 30 è passato. Allora, questa si chiama Love Cake, il colore, carino. Questo lo tengo io però, T'ho detto, ma vai, che mi dà una cosa e mezza. Questo non so cosa sia, aspetta che ve lo dico. Ma tu manco ci vedi. Ma che tu stai a dire? Questo è un kit per fare le sopracciglia, non la laminazione, però l'effetto laminazione, quindi un gel per fissare le sopracciglia. Ah. Praticamente c'è il gel nel pottino trasparente, tra l'altro dei packaging bellissimi. Sì, di che? Packaging. Questo? A roba che contiene il prodotto. Ah, i contenitori. Vedi, è trasparente, mamma completamente mia. Trasparente. Come siamo diventati? Ora, te faccio le Sì, sì. Voi prendete questo qua. Sì, sì. Poi fate così. Ah no, forse però c'è la paletta perché devo prenderlo così e poi te lo devo mettere e poi ti do... Ah, proviamo. Facciamo un esperimento. Lo metti sulle sopracciglia e poi le pettini verso l'alto e queste ti rimangono in ordine. Tutto questo me lo prendo io. Perché? Perché quando io ballo. Ah, ok. Sì. E quelle ti rimangono così fissate. Carino, Sì, tanto tu lo fai. Vediamo se riesco a portarmi qualcosa a casa. Ho pure invitata io. Vai. E aspetta, che non so che. Aspetta, giro. Fammi vedere. Fondotinta. No, questo no. Serve per dopo che ti sei truccata. Dopo che ti sei truccata, quando tu hai lo spruzzetti e lo fissi. Ti fissi il trucco. Un fissatore, sì. Tipo. No, senza tipo. Ah, ecco, vedi? Ah, sì. Ah, sì, questo me lo porto via perché io me lo compro qualche volta, me lo so comprato. Ma questo poi è ottimo, questo, me sa, Questo ho letto delle recensioni veramente ottime. E questo va a casa galasso. Anzi. Ciao. Vai. No, perché ha messo tutta la roba dalla parte sua. No, non è vero. Non c'è guarda, niente. Guarda, tieni, questa te la puoi prendere. Sì, va bene. Una sponge. Una spongetta. Una spugnetta però a forma di alieno. Allora, tante volte Shiglem fa queste collezioni tipo gli orsetti del cuore, tipo questa carino, degli alieni. Guarda. Questa è molto che carina, carino. Sì. Vedi? A voi due? Che carina. Puoi prenderla. Aspetta, c'è un'altra cosa degli alieni. Guarda quanto è bello. Piacere. Questa è sempre della collezione degli alieni e questa è super virale sui social perché guarda che cos'è. Che questo cos'è? Te lo regalo perché lo so che ti piace. Che è?
Guardate, questo è un illuminante. Ah, sì, ma sì. guarda quanto è illumina. Ah. Cioè, non lo so se si vede. Non li mette un po' di più. Cioè, sì, guarda. Sì. Anche perché io il 28 pazzesco. Di giugno alla nostra scuola di ballo facciamo il saggio. Siccome quest'anno purtroppo non possiamo fare le gare perché Silvano non gli hanno passato il certificato, però ci andiamo ugualmente ad allenare. Facciamo le balli, biribim, 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 e il 28 di giugno ci sta il saggio. E io mi devo tutta apparecchiare. Ciao, è stato Ciao. Bello averti in casa dentro una busta, ma non sapevo che questo sarebbe stato questa. Questo è liquido. Intanto. Questo, liquido. Questo intanto è liquido. Intanto è liquido. Questo è sempre un prodotto Shiglem, sì, certo. Ed è un sempre illuminante, ma è un illuminante liquido. E guarda quanto illuminante, vabbè, te lo provo io. Guarda quanto illuminante. È troppo, ce ne messo. Questo è un po' bello, guarda. Tu c'hai la pelle troppo chiara, ecco E che perché. Cosa devo fare? Invece mai fatto così. Più. Invece a me mi Vabbè, sembra di più. Comunque, questo è un illuminante liquido che immagino. Che va a sinistra. Che va a sinistra. Però ero consapevole. Dici che non ti ho regalato cose. Niente per la festa della mamma, No, no, ci mancherebbe che sia una figlietta. Questa è una palette di ombrette. Sempre di Shiglam. Speriamo che questa viene a casa mia. Che carina, guardate. No, ma le confezioni sono pazzesche. Sì, pure per fare un regalino, un pensiero. Allora, i regali, se c'avete qualcuno appassionato di trucchi su Shiglam, trovate delle cose guarda fuori che bei testa. Colori. Bellissimi. Bella, eh? Ah, una palette bellissima. Che vuoi tu? Ah. La vuoi tu? Eh beh, certo. Però controlliamo la scrivenza. Ah, sì. Controlliamo la scrivenza. Scriviamo, scriviamo quella. A mappa. Ah. Questo. Bello, quello sbilluccicoso. Wow. Sì. Belli. Ma sono... Sì, dai. Su. Da. Che ci devi fare te? Io c'ho da fare, c'ho da truccare, c'ho da spicciare. Andiamo, su. Dai. Allora, c'è da dire che questa si trucca più di me, eh. Certo che sì. Io ombretti, mamma mia, quanta roba. Questo è base idratante. Questo si mette prima, è un primer. Questo è un primer. Ah, che ti metti proviamo, prima? Proviamolo. Vedi? Proviamolo. Ah, sì, è liquido. È gelino. Questo è tipo gel, sì. Questo lo spalmi per tutto il viso, così. Sì. Si asciuga, ti fa idrata. La base. Ti idrata. Quindi, e poi dopo tu ci metti i trucchi sopra. Poi facendoti la base il trucco ti dura di più. Sì. Poi usi questo, sì. Ti trucchi, sì. E poi spruzzi questo. E quindi sono... indovinate dove andrà? A casa mia. Ecco fatto. Meno male che non piavo niente. Cioè, casa mia. Sono rimaste due cose qua. Aspetta, Questo è sempre un blush di un altro in colore. Un altro colore. Perciò due blush, uno a me, uno a te. Blush per uno non fa male a nessuno. Vediamo quale vuoi. Allora, questo è più rosa. No, questo è più arancione. Arancione. Io voglio questo rosa. Va bene. Ah sì, questo è più arancione. Quindi. Sì, questo è meglio per questo te. È più arancione. Quindi. Questo è più rosa. Ecco, questo è più arancione. Vedi. No, io voglio rosa. Allora mo prendo arancione. A me piacciono le pappe rosa. E a me quello arancione. Olè. Ale. Questa, quello come si chiama? Questa, così se lo vogliono cercare. Questo è Rose Ritual il colore. Questo carino, arancione è carino. Poi aspettate, che mica è finita. Questo è un rossetto. Sicuro. Sapete, no? Caterina senza rossetto non va, manco a buttare la monnezza. No. T'aiuto? Sì. Devo fare una cosa per volta. Ho capito, ma gli volemo far vedere. No, io te, uno non io, so. Io, uno te. Aspida, bello questo colore. Bello questo colore. Vai, prova. È shiny. Bello. È shiny. Bello per l'estate. Vabbè, adesso te lo lascio. Quei vestiti nuovi. Ah, si... guarda, glitterina. Vedi com'è lucido. Sì, bello sì, questo. Questo col vestito nuovo, quello colorato. Bello. Sì. Che colore è? Ciao. Allora, è... High K. Tanto vi lascio il link, ovviamente. Certo.
Anche poi. Questo è un... Ah, questo è un... Ah, questo posso tenerlo io? Per favore. Va bene. Questo è Mello Yellow, si chiama. Cioè una linea di... Non è... Tanto non è rossetto, per te non va bene. Sono... burro cacao tipo gloss. Allora anzi, no. E c'hanno la... Guardate, c'hanno la zampetta. No, allora Aspetta, questo me lo provo, Allora no. Mm. Perché? Ah! Morbidissimo! E sa di... Però io burro cacao, queste cose qua non li uso, te lo posso lasciare. Mm. Questo te lo lascio a te. Questo è... Quello te lo lascio a te, dai. Morbidissimo e sa tantissimo dei frutti del bosco, non sa? Ah, ammazza! Sembra una gelatina! C'è solo un problema, lo sapete che questo chi lo ruberà? Luca? Quindi a me cosa resta? Cosa resta in questa vita a me? Non si può dire. Niente. Carino questo. Questo è color ruby, ma in realtà vedete. Infatti quando ho visto quasi... ruby, ho detto mo rubo io. Mo rubo io perché era rosso. No, è quasi trasparente, però è super come si dice, saporito. Questo pure presumo che sia un rossetto. Questo è no! Tanto però tanto questo te lo rubi e te lo do volentieri perché tanto io non lo userò mai. Che cosa sarà? Ah, i brillantini! Ah, i brillantini! È un eyeliner glitter. Sembrate fan videografia da 10 anni. Che figo, i brillantini! Sì, questo fa la linea anche, Puoi usarlo sia così che per fare la linea dell'eyeliner. Quando faccio il ballo mi faccio tutti gli occhi sbrillucci così, perché già porto gli occhiali. Allora poi quando li metti in posizione devi sbrilluccicare tutta. Così sbrilluccichi, hai visto? Tanto tu non mi viene mai a vedere. Cioè, non è che viviamo a 2 ore di distanza. Ma che vuoi da me? Capito. Ma non è che... Questo se lo prendo. Scusate, qui il mucchietto sta assolutamente aumentando in modo sproporzionato a sinistra. Queste sono le unghie, perciò le unghie... No! Sembrano smalto. No! Guardate che bello questa cosa. Sembra uno smalto. Questo è liquido. Sembra uno smalto. Fragola. E che è? Questo si mette o sulla bocca, state, però è liquido. Ah, e poi si asciuga. Mm-hmm. Ah. Oppure sulle guance. Ah, figo, mazza che quanto colora. È carino, Lo terrei. Questo lo terrei, se non ti dispiace. Vabbè, dai. Però vedi te, insomma. Questo comunque, però... Sono fighissimi questi cosi da ciclema. Cioè, sono proprio delle cose particolari. Molto. Comprateveli, ragazzi. No, poi dei prezzi... Scusate, piccola interruzione, sono di Luca e Silvano, ora vogliono che andiamo a pranzo, ma noi dobbiamo finire. Allora, facciamo a vedere questo. Questo è rossetto, mi sa. Questo è rossetto. Rosso. Perciò questo è un rossetto. Non è rosso. Ah, è glitter. Vabbè, ma là non rimane. No, è tipo liquido, è tipo gloss. Questo lo posso tenere? Sì. Grazie. Sì, questo perché dovete sapere gloss. Che... Andiamo. Io i rossetti li uso scuri, rossi, quelli così non... rimane sbrillo. Questo te lo puoi mettere pure sopra il rossetto. Eh sì. Ti rimangono le labbra glitterate. Ma è bellissimo! Lo vuoi? Fammi vedere. Ma poi ti va nelle pieghette delle rughe. Ma io non ce l'ho le rughe. Mo ce l'hai le rughe. Mi sono messa le creme. Questo plumper. Questo ti piace. Plumper. Questo ti piace, Caterina. Questo ti piace perché è scuro. Guarda quanta roba si è presa lei. Non ho preso niente io rispetto a te. Sì, vabbè. Ma io veramente, avete visto lo stesso video? Guarda, veramente. No, senza vergogna. Potevo tenerlo per me e non dirtelo. Brava. Guarda. Così tanto lo vedevo il video. Poi io guarda il telefono. Metti. Che? Se schiaccia. No, però pure questo secondo me è troppo trasparentino per te. Perché è tipo un gloss rimpolpante. Quindi posso tenere pure questo. Rimpolpa. Sì, scatta, esce il gloss. Sì, perché però è un colore un po' trasparentino. Cioè, dà un po' di colore. Sì, però... vedete?
Però non è che è proprio colorato. Vabbè, vediamo se c'è. Quindi questo lo tengo io. Questo è contorno. No, questo è. Stile. Hai visto il contouring di prima? Quello dei guanci che sì. Fatto, ok. Questo serve per fare il contouring al naso. Contouring. Ma perché dite queste cose difficili? Questo serve per fare contouring al naso. Allora ce n'è uno chiaro che è illuminante. E uno scuro per fare la definizione. Metti lo scuro di lato e l'illuminante al centro. Ok, per farti il nasino. Quindi da, questo serve per rimpicciolire il naso. Ti vuoi truccare anche tu? No, questo lo posso tenere così rimpicciolisco il mio naso gigante. Quanto è scema, voglio provare. Lei è sto naso. Ci voglio provare. Va bene. È rimasta l'ultima cosa. A me non mi ha dato niente. No, mo facciamo i conti. Tre adesso cose, facciamo i conti. Tre cose mi ha dato. Adesso facciamo. Sì, ah, sì. Questo puoi tenerlo. Devo mettere pure il rossetto. Devo mettere il rossetto. Dip caramel. Che è dip caramel? C'è la matita. Buona questa. Beh, questa è scura. Ah, bella. È marrone. Bella, bella. Sì, sì, ti sì. Ti piace marrone? Mo l'estate uno cambia i colori. E il dentro, il rossetto per l'interno, però sempre chiaro, però in contrasto. Ah, bello, sì. Questo me lo prendo io. Questo lo prendo lei. Guarda quante cose ti sei presa. Facciamo questi conti. Facciamo questi conti. Stacchiamoci le mani per prima. Allora, volta. Io ho ottenuto una cipria, quella che ha deciso lei. Ah, cioè, io un illuminante. Questo è il suo, ma è finito di qua, ma tanto è il suo, ah, quello delle sopracciglia. Questo è quello delle sopracciglia. Poi ho ottenuto il coso per contouring al naso, che comunque non lo so usare, quindi devo imparare. E la pennina per fare il trucco, il rossettino. Poi ho ottenuto un gloss, ma solo perché non gli piaceva. E io sennò un rossettino. Un altro gloss. E io un altro rossettino. Ecco fatto. Ma non è vero, quelle due? Questi del contouring, uno lo devi prendere tu. Il fissatore. Questo lo prende lei. Ma questo lasciamolo a Luca. E lasciala a Luca. Questi li lasciamo a Luca. La spugnetta. Ah, c'ho questo di fragola. L'illuminante. Ecco fatto. Una palette. Una perché palette perché c'erano gli orsetti del cuore. Solo perché c'erano gli orsetti del cuore. Mascara wise. Waterproof. Si è messo l'ora d'opera. Poi c'ho questo. L'eyeliner è rimasto. E poi c'ho questo. Capito? E c'ho tre cose. Uno, scusate. Aspetta. Tre cose. Non riesco neanche a tirarle su. Dai, le faccio vedere io. Guarda. Aspetta. Tre cose. Guarda. Avanti. Capito? Ora. Allora. Tish. Io da febbraio, da marzo, perché il 4 marzo me ne sono andata quando sono tornata il 5 marzo, ma è tutto marzo, tutto aprile, tutto maggio che è pure la festa. Sai, non la riscodi? Io non lo so. Vabbè. Se mi dovessi fare un pensierino ogni volta che ti penso, ecco qua. Ho pensato tanto. Grazie. Ecco fatto. Ecco qua. Hai grazie, visto? Grazie anche a Shinkla. A Shiglem. Scusate perché io sono un po'. Grazie ignorante. Anche a Shiglem che ha reso mia madre felice. Felicissima. Grazie, molto gentile. Comunque posso dire, io già usavo i trucchi di Shiglem. E c'ho tante cose, c'ho il correttore, mazza, c'ho il mascara. Sì, perché le cose scrivono un sacco, mazza, sono molto tanto. Sì, sì, no, ma la qualità è altissima, cioè. Sì, ma poi beh, carini pure per fare le palette, fare i regali. Posso dire, infatti, cioè le cose per fare i regali è vero, c'è un po' a Natale, però insomma. E i tempi di spedizione tanto sono sempre gli stessi, circa una settimana, 10 giorni e i prezzi sono veramente competitivi perché tutte queste cose costano tra i 3 e i 7 euro mazza al massimo, capito? Manca, c'è anche scatola, le palette. Manca la scatola di cartone, le confezioni. Poi le confezioni carinissime. Sono pure belle. Questa, devo pure dire questa che qui che è fatta tipo so, incastro. Sono i packaging, sono fighissimi. Cioè, guardate questo. Cioè, è de peluche. Sì. È de peluche. No, ma pure questo bellissimo qui che sembra un puzzle, bellissimo, carino, è tutto proprio bellissimo. Bravi, va bene, vi bravi lascio. Brava ditta. Brava Shiglem. Brava. Vi lascio i link di tutto quanto in descrizione. E sotto la mamma. Sotto mamma. E quindi da questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima volta. Al prossimo ciao video. Vabbè, alla prossima volta, al prossimo okay video. Ciao!